Diamo inizio ai nostri lavori. Un anno fa è scomparso Mario Melis e il lutto è stato di tutta la Sardegna, di qualunque forza politica, di qualunque orientamento. La Fondazione Sardinia, insieme con un gruppo di amici e stimatori che poi sono qui al tavolo della Presidenza, ha deciso di organizzare questo convegno di commemorazione, ma non solo, di ricordo di Mario Melis e della sua politica, del suo impegno politico, perché i temi che sono stati il cavallo di battaglia, diciamo, di Mario Melis in oltre mezzo secolo di impegno politico sono oggi all'ordine del giorno. Pensiamo al federalismo interno, al nuovo statuto, alle riforme costituzionali. Io non voglio togliere spazio, noi siamo già un po' in ritardo, ai relatori, anche perché qualcuno dovrà andare via prima della fine dei lavori. Ma non posso non salutare la signora Nini, i figli, i generi, la famiglia Melis, che oggi è qui presente tra di noi e alla quale vogliamo tutti rinnovare il nostro rimpianto per una figura che è già entrata nella storia della Sardegna e soprattutto nella storia dell'autonomia sarda. Do ora la parola per il saluto della città che ospita questo convegno al sindaco onorevole Emilio Floris. Grazie.